Sono circa 1 milione i giovani e le donne che ogni anno migrano clandestinamente dall'Etiopia. Le rotte sono il Medio Oriente, il Sudafrica e l'Europa attraverso il deserto della Libia. Con questo progetto il Vides Italia insieme ai Salesiani e Filippo di Servizio, il progetto finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana attraverso il Comitato 8 per 1000, vuole sensibilizzare questi giovani a capire a cosa vanno incontro. È anche un progetto che vuole capire i loro bisogni più profondi, è un progetto che vuole puntare poi dopo a realizzare cose concrete per dargli l'opportunità di rimanere all'interno del loro paese o comunque di migrare eventualmente in maniera consapevole. C'è, come dice il Papa, il diritto alla migrazione, ma c'è anche il diritto a restare. Come fare questa sensibilizzazione? Noi lo faremo attraverso tutto ciò che i media ci mettono a disposizione, sito internet, Facebook, videoclip, spot radio, spot televisivi, i grandi cartelloni stradali, ma soprattutto anche Debian e attraverso la formazione degli insegnanti. Quindi formeremo molti insegnanti delle scuole cattoliche dell'Etiopia proprio per far capire a questi giovani i pericoli a cui vanno incontro.